La memoria. Nella vita, uno dei compiti, via via, è quello di fare un po' di pulizia. Via, vai via veloce se ti porti dietro quello che può servire ed il bagaglio è snello. Ma fai attenzione a non ripulire poi un luogo sacro che è nei pensieri tuoi. Ci stanno i ricordi di quello che sei stato, di quel che hai visto o ti hanno raccontato. È presupposto primo della storia, ricordare, aver buona memoria. Ciò che è successo si ripeterà se ognuno di noi non lo ricorderà. Senza memoria il futuro è notte fonda, perché lei nella vita fa da sponda. Restituisce spesso con gli interessi, atti, puliti, sporchi o più complessi, che fabbrichiamo, sobri o con intransigenza, parchi dell'essere con rabbia o prepotenza. C'è assai di peggio dell'essere indecente, e se ti bevi a volte anche la mente, farai paura agli altri ed a te stesso. Non saprai più chi è saggio oppure fesso. Confonderai infine anche l'onore, con l'arroganza o peggio col terrore. Per scoprire ciò che è già scoperto, aprirai porte che altri hanno già aperto. C'è un precipizio tra l'uomo e la sua boria, il non ricordare, negare la memoria.